Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video dedicato ad un nuovo progettino fai da te. Durante le mie passeggiate dell'ultimo periodo ho raccolto dei fiorellini che poi ho fatto seccare tra le pagine di un libro per poterle poi riutilizzare durante i miei progettini fai da te e oggi è arrivato il momento di utilizzare questi fiorellini nel progetto di oggi. I materiali per questo progetto qui sono sempre quelli dei siti che vi ho mostrato nell'ultimo periodo, quindi vi lascio come sempre i link giù nel caso ne abbiate bisogno, c'è anche un codice sconto, ma vi scrivo tutto giù nell'info box e fanno parte di un kit in cui c'è quasi tutto, praticamente quello che utilizzerò oggi. E niente, io direi di cominciare con il progettino. Dunque, per realizzare questo portachiavi, nei giorni scorsi ho raccolto e seccato dei fiori. Qua ci sono delle margherite, per esempio. Ci sono anche questi carinissimi fiorellini viola, questi fiori rossi, una spighetta, questo fiore splendido. Quindi, adesso un po' alla volta deciderò che cosa usare in base alla fantasia del momento. Allora, comincio facendo la base. Io ho già pulito lo stampo con dell'alcol. E ora direi di cominciare con le decorazioni. Allora, io sono innamorata delle margherite, quindi credo che utilizzerò quelle. Ne utilizzo una grande. No, quelle piccole. Voglio aggiungere però anche questi fiorellini viola perché sono splendidi. E alcuni pezzetti di questa spiga. Wow, è perfetto, è perfetto. Aggiungo un po' di glitter alla resina che mi è avanzata. E adesso la uso per ricoprire il portachiavi. In realtà non so se dovevo aspettare un pochino che solidificasse quella che c'era sotto o no. Però, come vi dico sempre, se avete qualche consiglio da darmi, lasciatemelo scritto sotto nei commenti. Dunque, sono passate 24 ore, la resina si è completamente solidificata, è arrivato il momento di rimuoverlo dallo stampo. Come sempre, si rimuove molto molto facilmente senza nessuna difficoltà. Wow, è bellissimo. Mi piace davvero davvero tanto. A questo punto non mi resta che aggiungere l'anellino del portachiavi. Eccolo qua. E poi perché no, aggiungerei anche una nappina. Ed eccolo qui il risultato finale. A me piace davvero tantissimo. Mi dà proprio l'idea di quel periodo di fine estate in cui non è più estate, ma non è ancora autunno. E devo dire che i fiorellini secchi si sono comportati davvero molto molto bene. Il risultato finale mi piace davvero tantissimo. Devo imparare però, secondo me, a applicare le decorazioni al contrario dentro allo stampino, in modo da far risultare la parte davanti quella più liscia, perché nel retro è sempre un pochino più in rilievo, che è bello lo stesso, però forse dall'altro lato potrebbe sembrare più carino, ma vabbè,
è bello uguale e nel caso insomma ci ricorderemo anche di questo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo portachiavi qui. Forse avrei dovuto riempirlo un pochino di più essendo con la base trasparente, però a me piace così semplice che è anche elegante, insomma. Raccontatemi cosa avete fatto durante le vacanze, dato che nell'ultimo mese insomma non sono stata molto presente nel canale, sono però tutti i giorni su Instagram. Purtroppo quest'estate sono stata obbligata a cambiare profilo Instagram, quindi se già mi seguivate sul vecchio profilo o se ancora non lo facevate e volete farlo adesso, vi lascio qui il nuovo profilo dove potete trovarmi. E niente, ricordatevi di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto questo progettino qui, se ne volete altri simili, scrivete nei commenti che cosa vorreste vedere nei prossimi video. E niente, con questo è tutto, ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!